Ciao a tutti. Provo a parlare di una cosa che mi hanno chiesto sempre da quando insegno, quindi ormai da una trentina d'anni. Una cosa di cui si è parlato tantissimo e che ormai è abbastanza assodata, non soltanto da noi, ma in giro per il mondo. Insomma, c'è un sistema per ritrovarsi sullo strumento. Però ho visto che in realtà si fa ancora tanta confusione, o comunque c'è difficoltà da parte di molti. Proviamo a rendere tutto il più semplice possibile. Allora, la chitarra è uno strumento che ha una sua geometria, è molto diverso, è uno dei pochi strumenti veramente polifonici, ma è uno strumento che ha delle regole molto precise, no? A cui deve sottostare. Volendo fare un paio di esempi, proviamo a paragonarci all'altro strumento polifonico per eccellenza, il pianoforte. Mentre un pianista, per fare 12 accordi, deve fare, parlo di accordi, tre note, prima, terza, quinta, parliamo della cosa più semplice. Un pianista deve fare 12 forme diverse, più o meno, insomma, a volte si somigliano, ma comunque poi sono in punti diversi, quindi noi abbiamo a volte un approccio differente per quello che riguarda un lato del problema. Proviamo a vedere diverse cose piccole, separate. Questo è quello, la forma, no? Con il barré che crea tanti problemi a chi inizia a suonare. Questo è un Fa maggiore sulla chitarra, sarebbe la forma del Mi in prima posizione, con le corde a vuoto, al primo tasto è un Fa, e sappiamo che se andiamo avanti di semitono in semitono, questa forma cambia nome. Quindi questo è un Fa, questo è un Fa diesis, questo è un Sol, questo è un Sol diesis, questo è un La diesis, un Si. Un pianista che guarda questa cosa all'inizio dice: ammazza, però, fortunati, fate una forma sola e cambiate accordo. In realtà, noi potremmo dire fortunati a loro perché guardano un'ottava del pianoforte, o comunque diciamo due ottave per potersi spostare, ma poi quello che suonano in quell'ottava, in quelle due ottave, lo possono ripetere su tutto lo strumento. Cosa che noi non possiamo fare perché la nostra ripetizione in realtà vera, se questo è un Fa, il Fa successivo con la stessa forma è qui, quindi è fuori praticamente dal manico usabile della chitarra. Comunque non voglio addentrarmi troppo in cose che poi rischiano di essere anche stucchevoli. Siamo abituati a trasportare alcune forme sullo strumento. Provo a tornare al discorso fondamentale. Siamo abituati a trasportare alcune forme. Per esempio, noi sappiamo che questo è un Si minore. Questo è un Si minore e di conseguenza ha la forma del La minore. Questo è un Si minore, di conseguenza Do minore, Do diesis minore, Re minore, Mi, Fa, Sol, La. Ecco che qui la minore, no? A 12 note di distanza, 12 tasti di distanza. Questa cosa siamo abituati a farla principalmente con queste due forme, principalmente. Noi chitarristi siamo molto legati a quella che è la forma della chitarra, anche quando studiamo, tantissimi dei problemi vengono dal fatto che abbiamo lo strumento ha dei limiti che sono anche delle potenzialità in realtà, non esistono, no? Limiti, non esistono, i confini sono quelli che definiscono lo spazio in cui ci possiamo muovere e però ci dicono anche che cosa possiamo fare, quindi non esistono i limiti in realtà. Allora, proviamo a vedere quelle che sono le forme principali di accordi sulla chitarra, quelle che poi costituiscono tutto il sistema. Il Do maggiore, il La maggiore, il Sol, il Mi e il Re. Parlo di accordi maggiori. Do, La, Sol, Mi, Re. L'ordine è importante anche se non è così importante per quanto mi riguarda, ma questo poi è un discorso magari che faccio io separatamente, fra un po'. Altri accordi, se io voglio appunto un Fa in prima posizione, devo fare questo accordo, non ho accordi a vuoto. Se voglio un Si, potrò fare questo. Allora, quando mi capita di avere qualcuno a lezione, la prima domanda che faccio, anche quando ho qualcuno davanti che suona già,
discretamente, anche abbastanza bene. Così ormai ho imparato e provo, no, a sondare un po' il terreno. Chiedo, mi fai vedere gli accordi di Do maggiore che conosci sulla chitarra? La risposta in genere è questo, segue momento di silenzio, qualcuno dice questo, ma solo qualcuno, tutti vanno a finire qui. Come se tra qui e qui, questi sette tasti, ci fosse il vuoto cosmico. Io vedo dei tasti, delle note, se le suono ci stanno pure. Perché dico questo? Perché mi sembra assurdo, a questo punto, che ancora ci siano delle lacune così grosse nell'affrontare la cosa più semplice che abbiamo, cioè la formazione di un accordo maggiore e la formazione di un accordo di Do maggiore. Un Do maggiore è formato da tre note, prima, terza e quinta della sua scala, quindi Do, Mi, Sol. Se andiamo a sistemare tutti questi Do, Mi, Sol sulla tastiera, vedremo che si incastrano in maniera interessante, no? Allego, se riesco, scaricabile un file che poi dimostra tutta questa cosa, che lo fa vedere appunto sul disegno dello strumento. Mi sembra assurdo che da qui si debba andare qui. Se Do è la combinazione di Do, Mi, Sol, possibile che qua in mezzo non ci sia una combinazione. Allora, faccio un passetto indietro, perché? Perché intanto voglio sottolineare una cosa, come noi diamo per scontato che questo si possa fare con la forma del Fa, questo con la forma del Si minore, per esempio, si possa fare, mentre con la forma del Re questo non lo faccia nessuno, Sol, con la forma del Sol questo non la faccia nessuno, con la forma del La tutti evitino di farlo, perché è un accordo talmente odioso per come ci fa mettere le dita che si fa finta che non esista, un po' come i problemi della vita in genere. Allora, perché dico questo? Perché non possiamo far finta che la chitarra sia fatta in un modo quando ci fa comodo e in un altro quando non ci fa comodo, non sia fatta così quando non ci fa comodo. Per comodo che cosa intendo? Allora, premetto, questo è un Sol maggiore, questo è un Sol diesis maggiore. Adesso, il fatto che questo sia un Sol diesis maggiore non vuol dire che me lo vedrete mai suonare. Se mi vedete suonare questo accordo, chiamate la neuro. Perché? Perché non c'ha senso. Al limite metto un capodasto e faccio finta di stare in Sol, non per quel momento, ma per tutto il pezzo. Ma il fatto di non voler suonare un accordo perché è oggettivamente una rottura di scatole ed è scomodo da suonare, non vuol dire che non debba sapere che è lì. Questo accordo sottintende tutta una serie di cose. Sottintende il fatto che io sappia dove sono le note che formano questo accordo. Sottintende il fatto che io sappia suonare una scala pentatonica o conoscere una scala pentatonica maggiore. Adesso magari dico cose che sono un po' fuori da quello che stavo dicendo, però prendetele per buone, tanto so buone, so quelle. Possiamo suonare una scala maggiore in questa posizione. Possiamo suonare porzioni di accordo in questa posizione che saranno molto più utili dell'accordo complessivamente inutile, perché qua suonare così è da deficienti, non è nemmeno da criminali, è proprio da, non è intelligente, no? Diciamo così, però se c'è qualcuno che lo suona non sto dicendo che è un deficiente. Però, visto che un accordo sono tre note, in questo caso sto suonando un Sol diesis. Sarebbe Sol diesis, Si diesis, Re diesis, se Sol è Sol, Si, Re. Ma non mi interessa questo. Mi interessa il fatto che se un accordo maggiore sono tre note, con quattro note io già sto suonando un accordo. Anche questo è un accordo. Anche questo è un accordo. Anche questo. Quanti suoni diversi sono usciti finora da una posizione da cui sono partito dicendo da qui, io qui non ci suono. Non era completamente vero, no? In realtà ci suono come dico io, quando dico io. Perché mi fa comodo usare gli elementi comodi quando sono comodi, no?
Cioè, mi metto i moon boot per andare sulla neve, non per andare a fare i 100 metri, ok? Premesso che i moon boot sono gli stivali per andare sulla neve. Non vuol dire che siano scomodi, ma le scarpette da corsa per i 100 metri sulla neve non sono tanto comode. Allora, provo a tornare al discorso iniziale. Perché? Perché la tastiera è disseminata di tutte le note. Il do lo troviamo qui, qui. Lo troviamo qui, sulla stessa corda, 12 tasti più avanti. La stessa cosa succede su tutte le corde, lo potrei fare, no? Dovunque. Questo è un do, cioè non su tutte le corde, con tutte le note. Se do è do mi sol, avrò. Questi sono dei mi. Questo è un mi. Questo è un altro mi. Mi. Sono tutti mi. Allo stesso modo i sol. Sol, 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 sol. Ci sono sempre. Allora, l'incastro fra questi do, mi e sol dà vita a una geometria sulla chitarra che poi si traduce in che cosa? In una cosa semplicissima che gli americani chiamano caged, che gli americani chiamano caged, caged, cage in inglese vuol dire gabbia. Si crea una sorta di gabbia che nella loro lingua è formata da 5 lettere. C-A-G-E-D, caged, che sono do, la, sol, mi, re, l'ordine in cui ho suonato gli accordi in prima posizione prima. Allora, se andiamo a vedere questa struttura che si compone sul manico, la vediamo soltanto in do, ma è ovviamente replicabile in tutte, per tutti gli altri accordi maggiori. Che cosa viene fuori? Viene fuori che questo accordo di do maggiore è legato a questo accordo di do maggiore, che noi conosciamo come la. Quindi ca. Questo accordo di do maggiore è legato a questo accordo di do maggiore, che sarebbe la forma del sol, ma portata qua. Questo accordo di do maggiore è legato a questo accordo di do maggiore, che è quello a cui di solito tutti fanno riferimento saltando qui. Questo accordo di do maggiore è legato a questo accordo di do maggiore, che è la forma del re. Questo accordo, che ha una delle fondamentali qui, è legato a sua volta a quello da cui siamo partiti, il do maggiore della prima posizione. Adesso io veramente in tanti anni di insegnamento ho visto gente piangere quando gli ho spiegato questa cosa, dicendo: ma io suono da 20 anni, ma nessuno me l'ha mai detto, perché? Non lo so, questa non è la risposta che posso dare. La risposta che posso dare è che la chitarra ha una geometria molto precisa. Allora, proviamo a pensare a che cosa significa questo. Noi sappiamo che la scala di do maggiore è la madre di tutte le scale, quindi dalla scala di do maggiore possiamo formare tutte le altre. A sua immagine e somiglianza, mi avventuro in territori pericolosi, a sua immagine e somiglianza significa che tutte le altre scale saranno formate nello stesso modo. Questo significa che tutto quello che faremo con quelle scale darà lo stesso risultato in un'altra tonalità di quello che succede nella scala di Do. Questo vuol dire che se le 5 posizioni di questi accordi sono in fila in questo modo, in Do, saranno in fila in questo modo anche in altre tonalità, con altri accordi. Cioè, se io quella stessa sequenza la comincio da Sol, l'accordo successivo sarà questo, questa era la terza forma in Do. Non ho messo accordi con le corde a vuoto nel diagramma, ma ho messo accordi tutti con i barré, perché io non voglio che Do sia la prima posizione, perché se sono in Do è la prima, se sono in La è l'ultima, per esempio. Questo è un Sol maggiore, sarebbe la terza forma in quel ordine ipotetico di Do. Questa sarebbe la quarta, ma qui è la seconda, ma è sempre dopo quella che era, che la precedeva. Questa sarebbe quella che era l'ultima, dopo questa c'è questa, che è quella che la seguiva. Dopo questa c'è questa. Dopo questa si ritorna alla prima, la prima forma, quella del Sol. Altro esempio, parto da Mi, parto da Re. Se parto da Re, la forma successiva, che era l'ultima, adesso si trova a essere la prima. Questa è la seconda, questa è la terza, la quarta, la quinta, e ricominciamo. Allora, io non sono molto favorevole all'associare questi accordi con C, A, G e D. Perché? Perché preferisco entrare un pochino più nello specifico dell'accordo, piuttosto che imparare a pappagallo delle forme con dei nomi, e
e andare a vedere da che cosa sono formate, soprattutto in una nota, per le altre ci sarà tempo, nella fondamentale. La fondamentale, la tonica, la nota che dà il nome all'accordo. Perché dico questo? Perché come si legano queste note? Si legano le posizioni. Allora, provo a buttare lì, questa è una sorta di lezione, ma ci metto più tempo in genere per dire queste cose. Ma quindi alcuni concetti potrebbero aver bisogno, si può andare avanti e indietro sui video fino a che non si chiarisce bene il concetto, no? Questo è il grande vantaggio. Allora, da ogni nota sulla chitarra, secondo questo sistema, ci sono due posizioni che si sviluppano fondamentalmente. Mettiamo un dito dovunque, su una qualsiasi nota, su una qualsiasi corda, non importa. Ci sarà una forma che va indietro e una forma che viene avanti, per dirla nella maniera più semplice possibile. Queste due forme sono legate da una nota centrale, ok? Se la metto così, i due accordi saranno questi due. Non mi interessa neanche sapere che nota è questa e che accordi sono, che saranno quelli della nota, ovviamente. Mi interessa però sapere che questa è la fondamentale, una fondamentale di questo accordo e una fondamentale di questo accordo. Se prendo una nota qua, ecco, ho preso la stessa, prendo una nota qua, un do, di qua avrò la forma questa, di qua avrò questa. Questo accordo ha queste due fondamentali, queste due toniche. La tonica che più spostata in avanti sarà quella che mi consentirà di venire avanti all'accordo dopo. Qual è l'accordo dopo che ha questa tonica? È questo. Non ce ne sono altri. Non avrei potuto fare la forma del fa, non avrei potuto fare la forma dell'A perché l'ho appena fatta, non avrei potuto fare la forma del re perché non ha una tonica sulla terza corda. Il sistema è semplicissimo se guardato così. Semplicissimo, di una semplicità disarmante in realtà. La cosa che non è semplicissima all'inizio è imparare bene dove sono tutte le toniche sugli accordi e imparare questa sequenza. Ma quello che ridà, che rende, che restituisce in forma, sotto forma di conoscenza dello strumento è enorme. Perché? Perché queste cinque forme sono sempre collegate così. Non cambia mai l'ordine, non cambierà mai se non scordiamo la chitarra. Non cambiando mai, che cosa va a succedere? Per esempio, che io non ho imparato cinque forme di accordi. Non ho imparato cinque do. Se questi sono 5 do, 5 do diesis, 5 re diesis, senza che li dico tutti, sono 60. Allora io con 5 forme di accordo ho imparato 60 accordi. La cosa è abbastanza interessante vista così. Questi 60 accordi, se spostando una sola nota, o due o tre a seconda dell'accordo, ma dallo stesso nome le note dovrebbero essere, devono essere. Se sposto una sola nota, questi accordi diventano minori, possono diventare minori, se so che cosa fare. Quindi non sono 60 accordi, sono 120, perché per ogni maggiore c'è un minore collegato. Allora, il sistema è semplicissimo, richiede una discreta applicazione, ma è un sistema potentissimo. Ci torno, ci tornerò, proverò a collegarlo ad altri discorsi. Bisogna fare tanto esercizio, soprattutto all'inizio, perché le cose non è che vengono così. Quando vedete qualcuno che le sa abbastanza bene, perché sono anni o decenni che ci passa del tempo studiandole o insegnandole ad altri. Però le cose si imparano. Non sono neanche così complicate come potrebbe sembrare a volte. Non c'è bisogno di spaventarsi, no? Di fronte agli elementi. Ci vediamo per una prossima lezione.